La Commissione europea lancia il suo piano contro la disoccupazione da 100 miliardi e intanto lavora all'Eurogruppo di martedì con il vicepresidente Dombrovskis che apre agli Eurobond. Poi abbiamo sentito, in arrivo ci sono i due decreti del governo Conte per affrontare il protrarsi delle chiusure. Ne parliamo con il segretario della CISL, Anna Maria Furlan, che oggi ha lanciato il suo manifesto per una nuova Europa. Ben ritrovata, segretario a RaiNews 24. Buongiorno. Allora, parleremo di Europa, del manifesto, di molto altro, ma subito le chiedo, il lockdown, la chiusura delle attività produttive durerà almeno fino al 1 maggio, lo ha fatto capire il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, poi naturalmente ci saranno le decisioni governative, ma poi inizierà prima o poi questa fase 2. Cosa pensate di questo inizio di scansione temporale? Ma io credo che ognuno di noi si auguri sino in fondo al proprio cuore che la fase 2, e cioè la ripresa, la riapertura, inizi il prima possibile. È ovvio che tutto questo è molto condizionato dai dati che ogni sera ascoltiamo dalla Protezione Civile. Noi abbiamo fatto nel nostro paese, abbiamo condiviso come sindacati confederali, una scelta che è stata quella di tenere aperte solo le aziende che è impossibile chiudere perché sono indispensabili per la vita del paese. È stata una scelta dolorosa ma necessaria perché dobbiamo contenere il contagio e oggi purtroppo i dati che ci sono non ci permettono di poter immaginare aver superato la fase 1. Dobbiamo però prepararci a riaprire tutte le attività produttive. Allora, questo non deve essere tempo del fare, deve essere un periodo da utilizzare sino in fondo per mettere in sicurezza le aziende in modo da essere pronti quando si potrà ritornare ad un'attività produttiva completa. Ecco, proprio questo, voi avete insistito con il governo per lo stop delle produzioni non essenziali, ma intanto dal vostro osservatorio coloro che continuano ad andare a lavoro lo fanno in sicurezza o servono ulteriori chiusure? Ecco, dal punto di vista della vostra osservazione. Ma moltissime aziende che oggi sono aperte perché svolgono servizi e produzione essenziali hanno messo in sicurezza il lavoro. Certo, in alcune aziende è più complicato che in altre, quindi non va assolutamente abbassata la guardia. Dobbiamo rendere i posti di lavoro aperti oggi e quelli che apriremo domani più che sicuri, perché un lavoratore deve avere una certezza quando va a lavorare, di non dover sul posto di lavoro contrarre il contagio. Ecco dunque, come diceva, anche usare questo periodo per mettere in sicurezza, organizzare il lavoro differentemente, da mantenere le distanze soprattutto. Ma veniamo all'Europa che cerca un'intesa su nuove misure anticrisi. Oggi, dicevamo, la CISL ha lanciato un manifesto per una nuova Europa. Di cosa si tratta? Beh, noi riteniamo che sia proprio evidente ormai il fatto che nessuno ce la fa da solo. È completamente illusorio che ogni singolo paese possa soltanto contando su se stesso reagire a questo flagello che ci è toccato di vivere. E la ripresa sarà fondamentale. Solo l'Europa può farcela, un'Europa unita, profondamente ripensata. E allora noi abbiamo steso un manifesto sperando che sia una traccia di lavoro per i paesi europei e per l'Unione Europea. Riteniamo che non si debba in questo momento avere paura di allargare il debito pubblico, l'ha detto con chiarezza Mario Draghi. Oggi è indispensabile allargare il debito per mettere in sicurezza sanitaria i paesi, per garantire il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici e garantire anche alle imprese quella liquidità che gli permetterà
di riaprire senza ulteriori sofferenze quando finalmente potremo riaprire le imprese. E poi gli Eurobond, credo che faccia benissimo il Presidente del Consiglio, il governo italiano, ad insistere su questa misura. L'Europa deve dimostrare solidarietà anche economica. Faccio solo una battuta. Oggi abbiamo gli Stati Uniti d'America perché qualche secolo fa le varie colonie presenti in questo grande paese hanno mutualizzato il loro debito, creando gli Stati Uniti. Ecco, quindi oggi questa misura è assolutamente indispensabile e rivederla questa nostra Europa. Abbiamo visto che così funziona troppo poco. Dobbiamo avere un'Europa più forte, che abbia una sua autonomia economica, ma che abbia anche uno stesso sistema di sicurezza, anche sociale, non solo sanitaria, un sistema di difesa, crearla davvero quest'Europa unita e della solidarietà. E poi rimodulare i bilanci anche nel nostro paese vanno visti in un'ottica diversa. Quando un paese investe in sanità, investe in infrastrutture, investe in crescita, questo deve essere scorporato dal rapporto deficit-PIL. Togliere quindi questo sistema che va assolutamente rivisitato, lo statuto economico europeo attuale, perché oggi diventa negativo per la crescita. Quindi ripensare profondamente le istituzioni europee, ma anche gli istituti e le regole economiche. E poi rivedere anche il nostro bilancio, il nostro modello economico di paese. Abbiamo visto, toccato con mano in questi giorni, cosa ha significato anni e anni Italia alla ricerca, ma anche anni e anni Italia al personale sanitario. In 10 anni abbiamo tagliato oltre 50.000 posti di lavoro nella sanità. E oggi ne riscontriamo le conseguenze negative. Dobbiamo rifondare e rivedere l'Unione mettendo al centro non gli egoismi, non gli egoismi dei singoli paesi, ma creando davvero un'Unione europea in cui ogni cittadino e ogni cittadina si riconosca sino in fondo. Grazie ad Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL.